svolge il consiglio comunale e dove la settimana scorsa il consigliere di opposizione Nicolai ha chiesto proprio all'amministrazione se era a conoscenza di rispondere in merito a quello che avviene nell'ospedale di Vicenza, cioè la sepoltura del prodotto del concepimento. E l'assessore Porelli ha risposto che questa cosa non può essere vera. E invece quello che succede a Vicenza e che succede in tutta la regione Veneto è proprio vero, e questa cosa ve lo garantisco, perché questa cosa qui è successa a me. Sono io che ho portato avanti questa battaglia per poter fare in modo che diventi una cosa nostra, che diventi una cosa di tutte, e che le ragazze, le donne che vogliono abortire o che si trovano ad abortire possano scegliere. Ecco, a me è successo quest'estate, ho avuto un aborto spontaneo e sono andata al pronto soccorso, come è normale che succeda. Qui a Vicenza ti chiedono fondamentalmente di aspettare il ciclo, ok? E in questo caso c'è un'espulsione naturale. Allora io mi chiedo, tutta la sepoltura dove va a finire in questo caso? Allora lì non c'è bisogno della sepoltura. Però siccome gli fai spendere dei soldi, a quel punto lì ti danno un documento che devi firmare. In questo documento c'è scritto, se lasci il materiale abortivo, quindi entro la 20ª settimana, ok? Perché poi viene trattato in modo diverso, chiaramente, all'ULS, o se lo vuoi seppellire per i cavoli tuoi spendendo dei soldi. Fondamentalmente la Regione Veneto quello che non vuole è spendere dei soldi, e questo deve essere chiaro, perché io per questa gravidanza sono stata 4 volte in pronto soccorso e ho sempre pagato un ticket di 70-80 euro, perché una minaccia di aborto è un codice bianco, per via che la Regione Veneto vuole la fertilità, vuole sempre più bambini. Questa è la maniera in cui aiutano la gravidanza fin dall'inizio del concepimento. Gli interessa solo nel momento in cui tu metti in discussione il fatto che possono mettere le mani su di te e sul tuo corpo. Questo è quello che succede. Una volta che io ho letto la carta, non l'ho voluta sottoscrivere, ma mi hanno detto devi farlo, devi fare una scelta, e quindi ho scelto di lasciare il materiale all'ULS. Ma sul sito, poi te lo dicono, il materiale viene comunque seppellito, viene cremato insieme ad altri resti e seppellito nel cimitero degli angeli, e questo avviene ovunque c'è il cimitero degli angeli. A Vicenza c'è dal 2020 e c'è perché sono stati destinati dei fondi per il cimitero musulmano a questo progetto, appena si è insediata l'attuale amministrazione comunale. Se ad esempio io andavo a 90, questa cosa non sarebbe successa, ok? Il materiale sarebbe stato normalmente smaltito. Io rispetto chi vuole seppellire il proprio embrione, il proprio feto, il proprio bambino magari morto a pochi giorni dal parto, lo capisco, però non è possibile che io non abbia potuto scegliere anche di non farlo, perché ci deve essere una parte di me che è seppellita al cimitero di Vicenza. Io ho scritto all'URP, e dopodiché io ringrazio le compagne di Non Una Di Meno e delle collettive femministe del Veneto che mi hanno supportato, mi hanno aiutato con l'avvocato, e ringrazio in particolare la consigliera regionale Elena Ossanel, senza la quale questa questione non sarebbe venuta fuori a questa forza, che ha presentato la legge affinché venga abolita la legge del 2017. E dobbiamo fare pressione dal basso, perché questa cosa è possibile. È una cosa piccola, ma da qua si inizia. Vai in ospedale e non sai cosa devi firmare, perché poi siamo da sole a decidere cosa dover fare. Non ci sono i compagni, non ci sono le manifestazioni quando sei lì, e nessuno ti ha detto quello che succede, ok? Quindi questa legge che abolisce l'obbligo di sepoltura è passata in Lombardia, ed è passata grazie anche ai voti della Lega, perché su questo Fratelli d'Italia e la Lega hanno rotto, e questo deve succedere anche in Veneto. I politici regionali si devono rendere conto che è una questione di civiltà e che i corpi sono nostri, e noi dobbiamo poter scegliere cosa ne vogliamo fare, dal concepimento alla scelta di abortire, alla scelta di tenere il bambino. Dobbiamo essere aiutate prima, durante e dopo, perché le scelte sui corpi sono nostre.